Nella storia del cristianesimo, il Vangelo di Matteo è stato sicuramente il Vangelo più popolare, più letto e commentato. E anche se quello di Marco è considerato dagli studiosi come il più antico in ordine cronologico, l'opera di Matteo rimane una presenza capitale all'interno della Chiesa, che lo propone spesso nella liturgia e nella catechesi. Il testo di Matteo sembra rivolto originariamente a destinatari di origine ebraica convertiti al cristianesimo, molto legati alle loro radici, ma spesso anche in tensione con gli ambienti da cui provenivano. Si spiega così la ricchezza delle citazioni, delle allusioni e dei rimandi all'Antico Testamento. Matteo si preoccupa continuamente di mostrare che la storia di Gesù e della sua comunità è in armonia con le scritture antiche. In questa linea si può interpretare il rilievo dato ai primi cinque libri biblici, conosciuti come Pentateuco o Torah, che costituiscono la legge per eccellenza. E cinque sono i grandi discorsi che raccolgono gli insegnamenti di Gesù. Il primo e più importante è il celebre discorso della montagna, che può essere interpretato in riferimento al Sinai. Gesù dunque è il Maestro, il nuovo Mosè superiore all'antico, il profeta portatore della parola di Dio ultima e definitiva. In tal modo il giudaesimo è invitato a superarsi, perché la parola ultima non è quella di Mosè, né la tradizione dei padri, ma la parola stessa di Gesù. Matteo è molto interessato alla dottrina di Gesù. I discorsi sono più numerosi e più ampi rispetto agli altri Vangeli. La stessa disposizione della materia sembra seguire un ordine didattico che fa perno attorno ai cinque grandi discorsi. Ma nonostante questo innegabile interesse per l'insegnamento di Gesù, Matteo non vuole assolutamente ridurre il Vangelo a una dottrina. Egli è ben consapevole che il Vangelo è anzitutto una persona, una storia. Ecco perché i cinque grandi discorsi sono distribuiti in una narrazione storica che riprende lo schema di San Marco. Dalla Galilea alla Giudea, dal battesimo nel Giordano alla passione, morte e risurrezione. Ma il Vangelo di Matteo è anche sensibile alla Chiesa. Matteo è l'unico evangelista che mette in bocca a Gesù la parola ecclesia. Ma soprattutto è ecclesiale perché i temi che tratta sono scelti in base alle esigenze di una comunità concreta. Ne mancano infine i problemi interni alla stessa comunità cristiana. Molte sono le situazioni che necessitano di chiarezza. Come concepire la missione in mezzo ai pagani e come condurla? Come risolvere, alla luce delle esigenze di Gesù, alcuni casi della vita, quali il matrimonio, il rapporto con le ricchezze, l'esercizio dell'autorità? Che posizione prendere di fronte alle divisioni che affiorano nella stessa comunità, di fronte ai peccati che continuano a riprodursi e agli scandali? Potremmo dire schematicamente che il Vangelo di Matteo è distribuito in sette parti. La prima e l'ultima riguardano i misteri fondamentali. La nascita e l'infanzia di Gesù, primo e secondo capitolo da una parte, e la passione, morte e risurrezione dall'altra, 26, 27 e 28. Al centro i cinque discorsi preceduti ciascuno da una serie di racconti, in sintesi. La promulgazione del Regno dei Cieli con il discorso della montagna. La predicazione del Regno dei Cieli con il discorso apostolico. Il mistero del Regno dei Cieli con il discorso in parabole. La Chiesa, primizia del Regno dei Cieli, con il discorso ecclesiastico. L'avvento definitivo del Regno dei Cieli con il discorso escatologico. Gesù non solo compie l'Antico Testamento, ma inizia il nuovo. Gesù è il creatore del nuovo popolo, la Chiesa, che si delinea in questo Vangelo con le sue istituzioni, i suoi ministeri, con l'ordinamento comunitario e con il primato di Pietro. Il messaggio finale dell'Evangelista Matteo è una assicurazione della presenza viva di Gesù nella Chiesa, una presenza che è rivolta al compimento finale della Chiesa. La risurrezione non fu un semplice ritornare alla vita,
ma l'inizio di una nuova esistenza nella quale la vita di Cristo diventa permanente nella Chiesa che continua la sua missione.